episodio precedente, due artisti presumibilmente preparati sull'universo di Batman hanno deciso di utilizzare la storia più famosa del franchise e qualche polemica effimera di un gruppo di femministe incallite per rovinare il personaggio di Barbara Gordon. La ricetta vincente per il loro piatto di merda prevede tra gli ingredienti principali 28 minuti di romance inesistente con il suo mentore e padre del suo ex, un giovane mafioso che paga delle bagasce per fare sesso con lui travestite da Batgirl, un carattere del cazzo degno della peggiore scassapalle, una serie di figure da trota sul campo di battaglia ed uno stereotipo dell'amico gay che funga da confessionale erotico. Inoltre, nella visione di Azzarello della supereroina moderna, forte e indipendente, abbiamo la totale mancanza di motivazioni di giustizia da parte di lei. Wonder Woman vuole portare la pace sulla Terra, Black Canary combatte il crimine perché degli stronzi misogini non l'hanno lasciata entrare nella polizia, lei vuole scoparsi Batman. Non solo l'immagine di Batgirl data dalla prima parte di questo aborto di film è un insulto al mondo femminile, ma è anche uno schiaffo dato di rovescio al principio stesso dell'essere supereroe. I supereroi sono tali perché usano le loro doti per difendere chi non può farlo da sé. Lei no. Lei è una bimba minchia che voleva soltanto una fava rivestita in latice Kevlar con cui potersi trastullare tra una confidenza in biblioteca e l'altra. C'è anche da dire che il titolo di questo film dovrebbe essere The Killing Joke. Si suppone che debba parlare del Joker e in mezz'ora di film del Joker non si è fatta nemmeno menzione. Non solo, ma la cosa più grave è che il succo di questa dolorosissima anteprima di mezz'ora esula al 100% dal contenuto ideologico del fumetto da cui dovrebbe in teoria essere tratto. Eppure riguardo alla seconda parte un sacco di gente pensa che sia così tanto fedele al fumetto da permettere una rivalutazione di tutto il film. Guardate i commenti. Meraviglioso, fedele al comic, la parte iniziale ottima, godibilissima. Insomma, la DC si riconferma eccellente nelle trasposizioni animate. Doppiaggio da paura, colonna sonora altrettanto, fantastico. Un'aggiunta OT godibilissima, che non tocca né rovina lo spirito identico al fumetto, di quel che viene in seguito non è di alcun danno. La costruzione della frase dice tutto. Capirei se l'avessero fatto male. Quel che funziona su schermo spesso deve delle piccole aggiunte a quel che funziona su carta e gli animatori lo sanno bene. Cioè, anche per me il protagonista assoluto del film doveva essere Joker, ma non mi faccio condizionare dal numero dei minuti rubati da Batgirl. Capolavoro a dir poco! Rappresenta il fumetto da Dio! E i personaggi sono a dir poco palpabili! Consiglio anche il Cavaliere Oscuro in ritorno, anche quello animato molto bene. Mi riporta tutto a Batman, la maschera del fantasma, anche quello magnifico. Credo che un 7,5 sia d'obbligo. Lo ritengo senza troppi problemi uno dei migliori esponenti del genere. Da non perdere! Fedele al fumetto, eh? Vediamo. Come ben saprà chi mi segue da un po', io sono piuttosto pignola negli adattamenti dei fumetti ai cartoni animati. Infatti non è la prima volta che mi ritrovo a fare una cosa del genere. L'anno scorso infatti mi sono impegnata a realizzare diversi video su Sailor Moon Crystal per dimostrare che non solo era stata rispettata una fedeltà quasi totale al manga, ma soprattutto ne era stata rispettata la filosofia e la simbologia di base, cosa che mancava completamente nel cartone degli anni 90. Tutte le cose più belle, a partire dalla vera identità della protagonista, erano state completamente ignorate nel cartone ed erano state rispettate solo le cose più superficiali, ovvero grosso modo il susseguirsi degli eventi, l'apparenza estetica e il nome degli attacchi e delle formule, ma la sostanza di base era completamente diversa. Perché cavolo sto parlando di Sailor Moon quando dovrei parlare di Batman e Killing Joke? Perché in questo schifo di film si fa esattamente lo stesso errore di quella serie lì. Si segue pedissequamente o quasi gli eventi del fumetto e lo si snatura tramite il cambiamento di alcuni dettagli e l'aggiunta di altri completamente inutili e fuori contesto. La cosa che mi ha sorpreso è che alcuni recensori molto più famosi di me sembrano concordi su una cosa, ovvero che basti far finta che i primi 28 minuti del film non esistano e dopo diventa bello. Questa è una grandissima stronzata! Punto 1. Da quando in qua un film si giudica per metà e se la prima metà del film ti ha fatto schifo la puoi ignorare? È come se andassi in videoteca e il commesso mi dicesse: ehi, compra questo film, è una figata! Oh, salta i primi 30 minuti perché sono una merda, ma il resto è bellissimo! No!
Sti cazzi! Non spendo 20 euro per comprare un film che per metà fa schifo di certo e per l'altra metà ancora non lo so. Non vi pare? Punto 2. Un critico cinematografico non si può permettere di far finta che una mezz'ora di film non esista solo perché non gli è garbata. Se su 75 minuti di film 28 fanno schifo, il film passa automaticamente da 10 a 6 in scala decimale e poi da lì si scende verso il basso a seconda dei difetti vari. E infine, punto 3. Non è vero un cazzo! In questo film la seconda parte fa schifo quanto la precedente perché Sam Liu si è permesso di infilare la propria regia anonima e insignificante e Azzarello si è arrogato il diritto di aggiungere scene che snaturano il personaggio del Joker quasi completamente. Io sono qui per fare giustizia su quest'opera dissacrata. Qui ed ora mi accingo a smerdare e disintegrare definitivamente il film di Batman The Killing Joke. Questa seconda parte inizia con una scena inventata di sana pianta, anche se devo dire che questa particolare aggiunta non mi infastidisce più di tanto. Batman viene convocato da Bullock perché sono stati scoperti alcuni cadaveri in un edificio nei paraggi. I cadaveri hanno tutti il ghigno del Joker e vengono trovati seduti disposti come spettatori davanti a un piccolo palcoscenico con un microfono sopra. È abbastanza facile dedurre cosa sia successo conoscendo il Joker. Probabilmente li avrà costretti ad ascoltare le sue battute atroci e poi gasare con la sostanza che fa morire la gente col sorriso sulla faccia. In seguito a questa scoperta Batman si fa delle domande legittime sul loro rapporto e chiede di poter contattare Gordon perché sente il bisogno di parlare col Joker. Come ho detto, questo non sarebbe un brutto inizio di per sé. Anzi, è un modo più che dignitoso per introdurre The Killing Joke. Rispetta le propensioni del Joker ed è plausibile che questo evento provochi una reazione emotiva in Batman. Dopotutto Joker, uccidendo questi medici, ha appena creato degli orfani di padri medici. Batman è orfano di un padre medico, quindi ci sta. Peccato che tutta la creatività della scena venga spazzata via dalle stronzate dette dai personaggi in quel particolare punto. Coroner came in, gave things the eyeball. Says these poor saps died probably 3 years ago. Ma che cazzo dici? In quale mondo parallelo un cadavere dopo 3 anni che è stato esposto all'aria è ancora così ben messo? Non sono certo un'esperta di medicina legale, ma so che se lasci un corpo all'aperto ti basta 1 anno e mezzo per ritrovarlo così. Per essere stati lasciati in un edificio neanche troppo nascosto, visto che c'è un locale lì vicino, all'aria aperta per 3 anni, questi qui avrebbero già dovuto somigliare a Jack Skeleton da un pezzo. Ma poi dai, guardiamoci in faccia, solo a me sembra così strano che la polizia in una città grande come Gotham impieghi 3 anni per trovare dei cadaveri in una stanza che non era neanche poi così nascosta. Certo che per un inizio quasi passabile è un errore davvero stupido da fare. Bastava che dicessero che erano morti, che ne so, da 3 mesi, sarebbe stato perfettamente plausibile. Oh, ancora? Dammi tregua, ti prego, la tua scena doveva finire circa 1 minuto fa. Ok, adesso basta, devo scoprire chi nella produzione ha il fetish per Batgirl. Seriamente, questa scena non porta da nessuna parte, serve solo a far arrivare Barbara al telefono per miagolare accaldata all'idea che suo padre incontri Batman. A friend asked me for a favor. A friend? Il primo grosso problema di questa seconda parte, al di là della coerenza col fumetto, e che non c'è il benché minimo rispetto delle tempistiche narrative, e questa è colpa del regista. Perché in una buona regia non puoi permetterti di sprecare 1 minuto intero di film e in particolare 8 secondi di inquadratura fissa su un volto che tiene sempre la stessa espressione. Non puoi farlo, specialmente se non hai intenzione di trasmettere nulla di specifico e cerchi solo di giustificare 2 righe di merda di dialogo buttate lì in 10 secondi alla fine. Il regista ha un compito molto importante perché deve trasformare in video quello che lo sceneggiatore scrive, o meglio, non è esattamente lui che lo trasforma in video, ma è lui che decide come verrà trasposto in video, quindi è lui che determina la potenza di una scena. Se una scena dura troppo oppure troppo poco, l'effetto finale viene rovinato. E il problema è che in questo film un sacco di volte la messa in scena è compromessa dalla gestione delle tempistiche, ma ve lo farò notare strada facendo. Un altro segnale dell'incompetenza totale del regista Sam Liu la possiamo trovare nella scelta delle inquadrature e dei dettagli sul quale focalizzarsi. Vi ricordate nella prima parte del film, quando Batgirl ha portato tutta la sua attenzione sullo sconosciuto a bordo del camion piuttosto che sul camion stesso? Ebbene, in questa scena il dettaglio più importante doveva essere il raggio di luce dei fanali della Batmobile.
femminile, che nel fumetto determinava la ciclicità dell'opera. Iniziava con un raggio di luce e due pazzi in un manicomio, finiva con due matti fuori dal manicomio e un raggio di luce per terra. Il particolare del raggio di luce ha un suo significato e una sua poetica che sono importantissimi per comprendere il significato dell'opera di The Killing Joke, nonché forse la chiave di lettura per capire tutto quello che accade all'interno della vicenda. Il punto è che questa cosa nel film non c'è. La macchina ha i fanali accesi, ma la regia non ne risalta l'importanza. Tanto che è l'ultima cosa a cui facciamo caso guardando questa scena, laddove nel fumetto la luce era praticamente inquadrata per tre vignette. Ma quanto cazzo è lontano l'edificio rispetto al cancello? Nel fumetto sarà stato 10 metri, qui sembrano 6 chilometri. Mi è venuta un'idea geniale. Perché non mettiamo un contafail che conti le volte che il film fallisce nel rappresentare il fumetto e vediamo se è davvero così tanto fedele? E partiamo col fail del raggio, che anche se ancora non lo sapete, ma è un particolare di importanza titanica. You mind telling me what this is about? Bene, la seconda differenza! In tutta questa scena, nel fumetto, non parlavano. Non ce n'era bisogno, perché le immagini bastavano a descrivere la situazione in modo chiaro e il silenzio didascalico metteva una tensione elegante e noir. Qui tutto il pathos fa farsi fottere. Beh, magari però avranno qualcosa di interessante da dire. Non dico mai di no ai cambiamenti interessanti. Listen to me. He's been in custody for 2 years. Vi è mai capitato di sbagliare persino ricopiare un compito in classe anche se ce l'avete davanti, ben chiaro, leggibile e dovete semplicemente ricopiarlo parola per parola? No, perché è una cosa da ritardati! O sei analfabeta e quindi giustamente non sai leggere oppure stai scrivendo con gli occhi completamente bendati. Perché, sapete, a parte il fatto che Arkham è un manicomio e non un carcere, ma avevate sotto il fumetto con la vignetta che dice Arkham Asylum! Asylum! Manicomio! Azzarello, per la miseria, il copione l'hai scritto tu! Si suppone che avessi sotto il fumetto mentre lo facevi! O non sai leggere o di questo film non te ne frega proprio un bel cazzo! Ah, eccone un altro! La segretaria nel fumetto era più esaurita dei pazienti. Non occorre essere pazzi per lavorare qui, ma aiuta, si legge sulla sua scrivania. Pillole e sigarette. Questa qui si legge un libro in tranquillità e ha più l'aria da bibliotecaria lei di Barbara nella prima parte del film. So che sembra una sciocchezza, ma aiuta tantissimo a fare l'atmosfera. Di due facce non vediamo la faccia. Errore gravissimo, nel fumetto si vedevano chiaramente entrambe le sue facce simbolicamente separate dalla barra. E fin qui magari potete dirmi, ma Flame, stai notando solo delle cazzate. No, non è così. Il motivo per cui questo fumetto è tanto famoso e viene ritenuto così tanto alla stregua di un'opera d'arte si basa proprio sui singoli dettagli che gli autori hanno messo nelle vignette. Per intenderci, è come se nella Divina Commedia cambiaste un particolare. Non funziona, deve rimanere tutto esattamente com'è perché ogni cosa è voluta, è scritta così e deve dare un messaggio. Quello che tutto il fumetto preme a dire dall'inizio, dalla primissima pagina, è che Batman e Joker sono due facce, letteralmente, della stessa medaglia. Sono l'uno il riflesso dell'altro. Si completano a vicenda, sono parte l'uno dell'altro e sono entrambi pazzi. Li separa solamente un'illusione, come un raggio di luce o una barra, per esempio. Una linea sottile che però è sufficiente a permettere a uno dei due di passare dalla parte della ragione, di abbandonare la follia. Tutto questo messaggio nel film non si sente perché era grazie a particolari come questo se arrivava allo spettatore. Se cominci a togliermi tutti questi piccoli particolari su cui si basa fondamentalmente la comunicatività dell'opera originale, tanto vale che non fai il film. La trasposizione di per sé fallisce dal momento che ti rifiuti di trasporre le cose veramente importanti, che in questo fumetto sono i dettagli, quelli che in ogni altra opera diresti che cagata, questa si può togliere. Se nella Divina Commedia mi togli anche soltanto la selva oscura, la scena cambia completamente e non significa più la stessa cosa di prima. Insisto tanto su questa faccenda perché questi autori che non hanno capito un cazzo del fumetto di The Killing Joke, queste cose le hanno sbagliate tutte. Non puoi evitare di mettermi un Harvey Dent con la faccia separata a metà dalla barra, perché significa qualcosa all'interno dell'opera. Non me ne frega niente di vedere la sua mano che prende la moneta, perché non è quello il punto, dà un messaggio diverso, capite? Batman entra nella cella del Joker e cerca di stabilire un contatto, sperando di poter evitare un giorno di uccidersi l'un l'altro. Ma scopre che quello con cui sta parlando è un impostore, il vero Joker è fuggito da un pezzo. Where is he?
Ah, there you are. Oddio, qui iniziano i problemi davvero grossi. Allora, dovete sapere che i doppiatori scelti per questo infelice riadattamento per Batman e Joker sono quelli del cartone originale degli anni 90, la serie di Batman TAS. Bellissima, quindi parlo di Kevin Conroy nel ruolo di Batman e Mark Hamill nel ruolo del Joker. Spero di averli pronunciati bene. Sono stati scelti loro perché, a parte essere dei bravissimi doppiatori e a parte che riescono a rendere alla perfezione il personaggio che interpretano, ma soprattutto sono stati scelti perché era precisa intenzione degli autori di questo cartone qui di ricalcare i personaggi della serie animata degli anni 90. Volevano ricrearne il modello. Era quello con la sigla figa di Cristina D'Avena e che ha dato i natali ad Harley Quinn. A detta di Paul Dini, che è stato sia produttore della serie animata di Batman TAS che di questa schifezza di film, hanno cercato di riprodurlo in tutto e per tutto per i nostalgici, dal doppiaggio fino al disegno. Il disegno. Già, avete sentito bene. Bene, adesso che lo sapete, siate sinceri e ditemi: cosa cazzo ci azzecca questo Joker con quello della serie TV? Cioè, ma l'avete presente com'era? Almeno un pochino? Questa faccia da culo è disegnata in modo totalmente diverso dal Joker che conosco ed amo. Ha degli occhi ridicolmente piccoli, quando quello di Batman TAS e quello del fumetto hanno degli occhi enormi, che rispecchiano perfettamente i sentimenti che prova. Con quelle occhiaie grigie ridicole che nella serie erano come un'ombra nera malefica che dava ancora più intensità al suo sguardo. E questa bocca sottigliata che non ha nulla a che fare con quella carnosa e inquietante che aveva 20 anni fa. Ma non si sono limitati a dargli quell'aspetto improbabile che è un insulto al disegno perfetto di Brian Bolland, ma lo hanno anche reso molto più sgradevole e volgare. Sentite per esempio con quanta enfasi parla della piscia. Well, it's garish, ugly and smells like piss. Can't quite make out whether it's bums or rats, but it's piss. I'm a connoisseur when it comes to eau de toilette. Vi giuro, ho controllato la versione americana per sicurezza, perché magari in originale era davvero così sboccato e volgare. E invece no, rispetta esattamente il dialogo italiano, ovvero... E chi c'è brutto come la morte? I barboni l'hanno usato come toilette. Basta! Dopo pone l'accento sulla pericolosità delle giostre. Can't quite make out whether it's bums or rats, but it's piss. I'm a connoisseur when it comes to eau de toilette. And money? Not a problem. Ah, ecco un altro grande fail del film. Allora, in questa storia, da quando compare il Joker, ci sono delle importantissime transizioni tra la scena che lui sta vivendo e i flashback sul suo passato. Perché sono così importanti? Perché comunicano tutti qualcosa di molto importante su di lui, su quel che ha vissuto e soprattutto sulle ragioni che lo spingono a fare quel che sta facendo. Spesso e volentieri sono uno specchietto retrovisore per scorgere le emozioni che lui sta provando al momento attuale, visto che altrimenti non le esternerebbe. Quindi non si limitano a passare dal presente al passato, ma forniscono dei dettagli essenziali per la comprensione corretta della sua storia e della sua personalità. Guardate per esempio questa vignetta e osservate la postura del Joker. Quando parte il suo flashback, la scena è identica con lui messo nella stessa maniera e qui assistiamo a una discussione drammatica fra lui e la moglie, in cui deve confessare che non lo prenderanno come comico nel locale in cui ha fatto il provino, perché purtroppo ha sbagliato una battuta e adesso è disperato perché non sa come potrà riuscire a mantenere lei e il suo bambino. La transizione però ci rivela anche un suo stato d'animo delicato che sta vivendo al momento attuale. È teso. Quando porta il cappello dietro la schiena, è teso. Era teso quando ha dovuto dire alla moglie del suo fallimento. Ed è teso adesso, perché si prepara ad un delitto che ha molto significato per lui. Perché sa che sta per compiere qualcosa di più terribile del solito, ed è nervoso. È raro trovare un indizio del genere su Joker. E indovinate un po', anche questo dettaglio nel film manca! Il flashback parte freddo, senza rivelarci cosa sta provando al momento. Poi in questa parte del film la recitazione è gestita veramente di merda. Io adoro Mark Hamill, ma qui si è scordato totalmente di stare interpretando una persona che ancora non è il Joker e continua a fargli il tono graffiante di prima. For crying out loud, there are girls on the street who earn that in a weekend without having to tell a single joke. Or blow a punchline. Anche i toni di recitazione non ci stanno con la scena e l'espressività fisica dei personaggi è praticamente nulla. Laddove nel fumetto le espressioni di Jack erano estreme e comunicavano benissimo quello che lui stava provando. A completare la scena c'è questa musica blues di sottofondo con strombazzate romantiche che non ci sta un cazzo con l'insieme. Distrae e fa addormentare. I just gotta get you out of here before the baby comes. All I need
is enough money to get us set up in a decent neighborhood. L'animazione è così scarsa che per far ridere Ginny alternano due soli fotogrammi, bocca aperta e bocca chiusa. Anzi, a dire il vero, entrambi i personaggi sono scarsamente animati, spesso non si muovono neppure, stanno immobili sullo sfondo, muovono soltanto la bocca. E naturalmente anche la transizione è sbagliata, perché nel fumetto al posto della zingara che legge la mano c'era un clown. Alan Moore aveva scelto un clown perché lui è il clown principe del crimine e ora a distanza di tempo vede quello che gli è successo come uno scherzo inquietante, vede quello che è diventato. La zingara di per sé non significa poi molto, a parte il fatto che è una donna come Ginny. Andiamo avanti, la storia continua con Joker. Che faccia da culo, come faccio a guardarlo e pensare all'altro? Che uccide il proprietario del Luna Park per prenderne possesso senza pagare. Perché ricordiamo, dal Cavaliere Oscuro di Nolan, che lui i soldi li brucia. Tenete a mente anche questo per più tardi. Mi dispiace, ma la scena del fumetto era 50 volte più inquietante. E stacchiamo su Batman, che pensa al Joker, tira fuori i suoi file e... Molte di queste cose non erano ancora successe in linea temporale, in particolar modo Harley Quinn non era ancora stata inventata. Jason Todd non era ancora morto. Inoltre non mi sembra saggio ricordare agli spettatori che esistono film molto più fighi e meglio fatti di questo schifo. E stacchiamo sulla scena clou che ha fatto incazzare a bestia le femministe intorno al mondo. La scena è la stessa del fumetto, Gordon sta archiviando il nuovo articolo che parla dell'evasione del Joker dall'Arkham e Barbara gli serve la cioccolata. Look at this one. First time they met. He was just robbing banks then, you remember? Perché lo sceneggiatore di questo film non sa leggere la sua stessa lingua? Sul giornale che sta tenendo in mano c'è chiaramente scritto che era un maniaco omicida. Quanta nafta avete inalato per essere così stupidi? Come da copione, Joker spara a Barbara paralizzandola dalla vita in giù e ordina che suo padre venga portato via. E poi accade questo. Sadly, our venue wasn't built with the disabled in mind. Why are you doing this? No! Perché tutta questa attenzione all'aspetto sessuale della cosa? Nel fumetto non c'era tutta questa attenzione deliberata sulle sue tette mentre le slacciava la camicia. La scena era molto rapida, durava appena 3 vignette, e nelle 2 in cui Barbara compare la si vede in faccia mentre parla. Specialmente dopo quello che è successo nella prima parte, mi dà fastidio che focalizzino tutta l'attenzione su questo particolare. Che cosa si vorrebbe insinuare? Così fate sembrare Joker un maniaco sessuale. Ed eccovi servita un'altra transizione fatta col culo. Nel fumetto la scena si chiude con Joker che spoglia Barbara col bicchiere in mano e si trasforma in un ricordo del suo passato, con lui nella stessa posizione, ma che raccoglie un gambero dalla ciotola. Notate di nuovo il rosso rispetto al resto dell'ambiente e tenetelo a mente per dopo. In questa scena Jack sta spiegando che vuole compiere il crimine che gli hanno proposto perché non ha soldi per mantenere la sua famiglia e vuole dimostrare qualcosa. Sta dando una spiegazione. La scena è quindi parallela con ciò che abbiamo visto prima. Anche qui Joker spiega il perché delle sue azioni, per dimostrare qualcosa. La stessa risposta. Ma vediamo il flashback di per sé e il lavoro che ha fatto il regista. Potete ammirare, per esempio, la mancanza di animazione dei personaggi sullo sfondo, che sono immobili come statue. Si chiama film d'animazione. Se lasciate i personaggi immobili sullo sfondo, i disegni inanimati, tanto valeva che faceste un audiolibro. Non capisco, se non avevate voglia di animare, non eravate mica obbligati a farlo. Ci sono così tanti altri mestieri a voi più consoni nel mondo. Il minatore, il raccoglitore di fave, lo spazzatore. Camino. Il mondo ha bisogno di raccoglitori di fave e di spazzacamini. Comunque il piano dei Buzzurri è quello di sfruttare Jack. E sì, anche Joker aveva un nome vero prima di diventare Joker. Vogliono rapinare una fabbrica di carte da gioco che si trova di fianco allo stabilimento chimico in cui lui aveva lavorato. E guarda caso è possibile accedervi quasi direttamente se si conosce la strada e gli orari dei turni di sorveglianza. Però c'è una clausola. Durante il colpo lo obbligheranno ad indossare un cappuccio rosso per proteggere la sua identità, loro detta. Gli raccontano che quel cappuccio lo mette sempre il membro più importante della banda, mentre in realtà è semplicemente una scusa per avere qualcuno da incolpare nel caso la rapina finisca male o faccia parlare la stampa, visto che chi indossa il cappuccio viene venduto come il capo del gruppo. Ora, vi ricordate il particolare dei gamberi rossi nelle varie scene? Quelli che vi avevo detto di tenere in mente. Nel fumetto, e in teoria anche nel film, Joker ricorda molto più vividamente di tutto il resto ogni particolare rosso proprio a causa del cappuccio. È come se fosse l'unica cosa davvero vivida nella sua memoria, perché rappresenta il momento in cui uscirà completamente di testa, che arriverà fra poco. Ora, io non lo segnerò come fail, perché effettivamente hanno messo questa cosa all'interno del cartone, hanno messo il particolare rosso a confronto del resto che color seppia.
Però non posso fare a meno di notare come nel fumetto la colorazione color seppia fosse molto più scialba rispetto al rosso shocking di tutti i particolari che caratterizzavano le memorie vivide del Joker, mentre invece nel cartone accade completamente il contrario, il rosso è molto più sottotono, meno evidente e ci fa in meno caso, e il color seppia invece ha delle colorazioni molto più giallastre e intense. Diluendo la differenza di colore si nota di meno il simbolismo che c'è dietro. Ripeto, non lo segnerò come fail, io personalmente però lo considero tale. Ma ancora una volta vorrei porre l'attenzione su quanto faccia cagare l'animazione di questo film. Potete cronometrarlo voi stessi, Jack rimane completamente immobile per 23 secondi mentre gli altri parlano. 23 secondi? Cavolo, fosse sullo sfondo ma in primo piano, non è che non si noti. Signori animatori, i campi di fave vi aspettano, cosa state facendo ancora su questo film? Comunque i delinquenti lo convincono che se non vuole crescere suo figlio nella miseria deve correre qualche rischio e dopo molte reticenze Jack accetta. Nothing will be the same. Not ever again. Oh, un'altra transizione di merda e con questa siamo a tre. Nel fumetto la scena si staccava con uno dei due bastardi che staccava la gambetta del gambero mentre Jack sullo sfondo diceva che niente sarebbe stato più lo stesso, mai più. E riprendeva con i dottori che reggendo le gambe di Barbara dicevano che non sarebbe stata più in grado di camminare, mai più. In entrambe le situazioni si dà a intendere che quel delitto fatale cambierà per sempre la vita dei soggetti, ma in peggio, oltre che fare un parallelo evidente tra la gambetta del gambero e quelle di Barbara. Qui abbiamo un banalissimo stacco con Joker che accende le luci del parco, mentre la transizione vera avviene tra una delle luci del parco e quella nell'ospedale. In questo modo però hanno vanificato completamente il parallelo importantissimo che c'era tra la situazione di Jack nel passato e quella di Barbara nel presente. Dunque, qui il dottore sta eseguendo un adeguato controllo scientifico, pizzicandole i piedi con un ago? She'll never walk again. Tutto qui? Cioè, le pizzica i piedi con un ago e siccome non reagisce subito deduce che non possa mai più camminare? Cavolo, se quelle sono le diagnosi dei dottori di Gotham, deve essere l'ospedale peggiore della Terra. She found the victim in a state of undress. Undress? They didn't tell you? Pretty sick, ain't it? È già la seconda volta che ho questa sensazione terribile. Non fraintendetemi, quella frase c'era anche nel fumetto. Solo che nel fumetto non c'era questo retroscena. Già la prima scena con lui che la svestiva sembrava alludere a qualcosa di porco. E poi sentiamo Bullock dire queste cose. Cosa cazzo state cercando di insinuare, maledetti pervertiti? Barbara, I don't know if you can hear me. No! Non lo chiamava Batman, lo chiamava Bruce. Perché avrebbe dovuto chiamarlo Batman dal momento che erano soli e si conoscono come padre e figlia? Padre e figlia, che schifo. He's taking it to the limit this time. You didn't see his eyes. He said he wanted to prove a point. Said dad was top of the bill. What's he gonna do? What's he gonna do to my father? No! Doppio fail! Che diavolo hanno fatto all'umanità dei personaggi? Barbara era sinceramente terrorizzata nel fumetto e si aggrappava a Bruce come un'ancora di salvezza. Era una scena molto drammatica e triste, ma esprimeva perfettamente il legame familiare che li univa e il trauma che l'affliggeva. La transizione poi era altrettanto importante e ovviamente l'hanno sbagliata. Barbara appariva confusa e frustrata e si appendeva a Batman aprendo inavvertitamente il mantello. E quando cambiava la scena vedevamo Gordon nella stessa posizione con gli sgherri del Joker che gli aprono la camicia. Il significato di questa transizione è che due padri stanno venendo feriti nei loro affetti. Esatto, autori, il fumetto metteva bene in chiaro la relazione tra Barbara, Bruce e James. Due padri e una figlia ferita. Hai capito bene, Azzarello? Padre, non amante. Che schifo! Ora capite perché quella scena ha dato così tanto da fare a me e a tutti quelli che come me hanno letto e compreso il fumetto, cosa che questa gente evidentemente non ha fatto?
Che schifo! Gordon viene spogliato, incatenato e trascinato dai nenerottoli deformi di Joker al suo cospetto e gli spiega perché lui preferisce non ricordare gli eventi passati, perché in sostanza sono troppo dolorosi per lui e portano solo disperazione. E finisce il suo monologo avvisando sottilmente Gordon che su quel trenino subirà enormi sofferenze interiori, ricordandogli però che può uscirne quando vuole se solo decide di lasciarsi andare alla follia. Remember this. There's always madness. Close the door on all those dreadful things that happened. You can lock them away forever. No! Non ne imbroccate una giusta, vero? Probabilmente vi sarà sembrata un'operazione finissima traslare quel disegno del Joker invisibile a causa della fotografia scurissima con la faccia di lui nel passato, che poi non coincide neanche con la sovrapposizione del suo viso. Ma nel fumetto la transizione avveniva tra le porte del treno degli orrori che si chiudevano dietro Gordon e quelle del ristorante che si aprivano quando i poliziotti entrano nel locale in cui Jack e gli altri si preparano per il colpo. Questi due sono i poliziotti che porteranno a Jack la notizia che lo farà impazzire e questo è il treno che farà impazzire Gordon. Gordon. Inizio della pazzia, inizio della pazzia. Ma porco Crispy, riuscite almeno a star dietro all'idea di base che doveva dare il fumetto? Va bene cambiare alcune cose, va bene cambiare l'immagine, addirittura reinventare la scena, purché si rispettino i concetti di base. O usate la fantasia a 360 gradi e provate a rifare due situazioni completamente diverse, reinventandole da capo ma rispettando la concettualità, altrimenti piuttosto state fermi, perché così come l'avete messa giù non significa una mazza. Bene, siamo arrivati alla scena di adattamento da fumetto a film peggiore che abbiate mai visto in tutta la vostra vita. Vi prego, voi signori, di ammirare il senso teatrale di questi rinomatissimi artisti. Gustate nel dramma, percepite nella poetica shakespeariana. Excuse me, sir. Could we speak to you outside for a moment? Me? But why? I haven't, it'll only take a moment, sir. Something you want to tell us, friend? There was an accident this morning. Testing a baby bottle heater, an electrical short, and my wife died. Quanti fail devo contare in questa scena, secondo voi? Ora vi spiego una cosa. Questa scena è tipo la cosa più importante e dolorosa che sia mai accaduta nell'intera vita del Joker, perché è di fatto il suo breakpoint, il momento in cui inizia ad andare fuori di testa. Ora farò una cosa un po' fuori dall'ordinario, perché non sono bravissima in quest'ambito, ma credo che ci voglia davvero poco a superare il lavoro che hanno fatto questi incapaci. Vi mostrerò la stessa scena, ma come appariva nel fumetto. Allora... Allora, tutto a posto per stasera? Vuoi andare fino in fondo? Ah, ma certo, sarei pazza a tornare indietro ora. Voglio dire, la cosa peggiore le bugie a Ginny ormai le ho dette. Lei pensa che stasera io lavoro in un club. E non ha motivo di cambiare idea? Esatto, amico mio, non ha motivo. Senti, stasera mettiti giacca e papillon. È una specie di segno distintivo del cappuccio rosso. Ma certo, per il club Ginny si aspetta che mi vesta proprio così. È perfetto. Joe. Mi scusi, signore, siamo della polizia. Possiamo andare a parlare fuori un attimo? Con me? Ma perché io non ho... voglio dire... Solo un attimo, signore. Sentite, che c'è? Non... Mi dispiace, signore, ma stamattina sua moglie ha avuto un incidente. Sembra che stesse provando uno scaldabiberon. C'è stato un cortocircuito e... è morta, signore. Mi dispiace. Come? Mi dispiace dirglielo così. Questi incidenti capitano una volta su 1.000.000. In ospedale hanno tutti i dettagli. Non c'è fretta. Al suo posto, io berrei ancora qualcosa. Mia moglie. È morta, mia moglie. Gesù, è terribile. Ci dispiace tantissimo. Già. Ehi, senti amico, forse vuoi restare un po' da solo, eh? Ci vediamo qui stasera, va bene? Stasera? Ma stasera non posso fare niente, non ne ho più il motivo. Ginny è morta, non capite? No.
No, mi dispiace tanto per tua moglie, ma sei tu che non capisci. Il lavoro di stasera non è una fesseria. Chi si ritira adesso non esce tutto intero. Nessuna eccezione. Ma... Niente, ma amico. Domani seppellirai la tua vecchia nell'osso. Ma stasera verrai con noi. È chiaro il quadro? Sì, il quadro è chiaro. Questo è il principale motivo per cui non faccio la doppiatrice. Me vergogna massima. Comunque, adesso che l'avete vista potete capire meglio i fail. Primo, questa sarebbe la faccia di un uomo la cui vita è appena stata distrutta? Sembra che gli abbiano appena dato una multa perché ha parcheggiato in seconda fila. Non sembra che gli sia morta la moglie incinta. Secondo, lo vedo scioccato vista la notizia che ha appena ricevuto, considerato che nel fumetto a momenti non riusciva neanche a parlare per il dolore. Terzo, e cosa più grave, il momento focale che ha reso Joker quel che è non è stato mostrato in prima persona, ma raccontato successivamente da Jack. Professoressa Nerd! Sì, Flame? Qual è la regola numero uno del raccontare storie? Oh, ma è molto semplice, Flame. La prima regola del raccontare storie è mostrare, non raccontare. Quando uno sceneggiatore ha bisogno di raccontare un evento anziché rappresentarlo cinematograficamente, questo significa che molto probabilmente non è in grado di rendere la scena. In questo caso particolare, affinché le motivazioni e le emozioni del personaggio principale arrivino potenti nel cuore degli spettatori, è essenziale che venga posta in primo piano la tragedia che sta vivendo. Grazie, professoressa Nerd! E cosa ne pensa di questa scena nel film? Signor Villaggio, mi aiuti? È una cagata pazzesca! Ah, sì, ecco, un resoconto quasi scientifico. E non dimentichiamo l'ennesima transizione andata a puttane, visto che questo schifo stacca su Batman che picchia un tizio e l'originale staccava da Jack a Gordon in fase di impazzimento. Sì, perché Azzarello ci teneva tanto a farci vedere le indagini di Batman che tentava di capire dove era il Joker. Lui sa quali sono le cose davvero importanti in questa storia. Ero sarcastica se non l'aveste capito. E solo dopo arriva la transizione giusta, quella che avrebbe dovuto legarsi allo stacco di prima. Che però porta a una scena inesistente. Io mi auguro vivamente che sia una giunta sensata. Come no, credici, Flame. A Gordon viene messa una stupida parrucca da giudice e questi pazzi cominciano a citare tutti i modi in cui un uomo può infrangere le leggi che lui difende, incluso trattare la gente come pezzi di carne e porsi come giudice al posto di un tribunale vero. What should be done with someone who has no regard for the law? Someone who treats people like meat. A man who has no problem brutalizing his fellow man to get his way. What would you do to a man who breaks the laws you are sworn to uphold, a monster who ignores everything you stand for. Il fine di questa stronzata è far capire a Gordon che Batman è un delinquente quanto Joker e che quindi Gordon sta sostenendo un criminale. E anche qui, sotto diversi aspetti, questa scena è una cagata pazzesca. Per prima cosa, Batman si porrà anche al di sopra delle autorità effettive, ma non fa mai nulla che possa danneggiare davvero la comunità, quantomeno non di proposito, e di certo non tratta le persone come pezzi di carne. Secondo, Gordon sa molto bene che il suo amico infrange alcune leggi, non è che lo stanno illuminando su chissà quale verità, però dopo tanti anni che si conoscono dovrebbe avere la risposta pronta e dire che se infrange alcune leggi è per salvare della gente. Terzo, perché Joker qui dovrebbe sentire il bisogno di dimostrare a Gordon che Batman è un fuorilegge per mettere in crisi il suo metro di giudizio? Questo era il plot del Cavaliere Oscuro. E lì funzionava perché Gordon non conosceva ancora del tutto Batman. Erano all'inizio della loro relazione, quindi il dubbio poteva esserci. Ma qui questa azione è completamente inutile perché Gordon e Batman si conoscono molto bene. Gordon sa cos'è la corruzione e il mancato rispetto delle leggi. Tutta la polizia di Gotham è corrotta fino al midollo. Ha semplicemente notato che il suo amico, nonostante infranga alcune leggi, in realtà è l'unico che cerca di portare un po' di giustizia a Gotham. Sa anche che Batman ha un codice morale, che quindi non uccide la gente. È come se facesse il poliziotto in incognito, visto che la polizia vera non fa quel che deve fare. Poi questa scena depista tantissimo dal tema centrale. In teoria, in questa storia, nel fumetto intendo, il Joker sta cercando indirettamente di far conoscere a Batman il suo tragico passato, in modo da fargli capire che anche il cittadino più retto può impazzire. Ultimo punto, ma non meno importante, Joker non aveva niente del genere da dimostrare a James Gordon. Quello che contava per lui in questa storia è far rivivere ad un
uomo sano di mente lo stesso trauma che aveva vissuto lui quando era sano di mente, farlo impazzire e dimostrare così la sua tesi a Batman. È Batman la persona destinata a questo spettacolo, come lo chiama lui. Gordon, a sua detta, è solo l'attrazione principale. La tensione fra loro due.